Bentornati su N7 Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Me lo avevate suggerito nei commenti e ho seguito il vostro consiglio. Finalmente anch'io ho provato il brivido di portare un Geth, il nostro Legion, a bordo della flotta migrante Quarian, nella missione Lealtà di Tali in Mass Effect 2. Intanto grazie per la dritta perché meritava proprio di essere vista giocando, e tanto di cappello agli sceneggiatori di BioWare per aver considerato questa eventualità, inserendo qua e là reazioni e dialoghi aggiuntivi specifici per questa situazione. Sono queste piccole cose che fanno veramente la differenza nei giochi in cui c'è una certa libertà di scelta. Se non volevano sbattersi più di tanto, potevano bloccare Legion fin dalla scena iniziale e costringere il giocatore a cambiare squadra. E invece lo hanno lasciato passare, almeno a certe condizioni, pensando anche a qualche altra battuta legata alla sua presenza a bordo della flotta. Tra l'altro per una cosa che non so quanti avranno visto nelle normali partite, perché bisogna resistere alla tentazione di correre a difendere l'onore di Tali fino quasi alla fine del gioco, praticamente fino a quando si trovano Legion e il sistema di riconoscimento dei razziatori e si è ormai ad un passo dalla missione suicida. Comunque io avevo un vecchio salvataggio che andava benissimo per l'occasione, perché mi mancavano solo due loyalty, tra cui quella di Tali, e la missione in cui si recluta Legion. Quindi sono ripartito da lì e fatta la loyalty di Tali con Legion, ho avuto ancora il tempo per fare la loyalty di Legion prima che i collettori attaccassero la Normandy. E adesso andiamo un po' a vedere le scene particolari che si presentano durante la missione, cominciando naturalmente dalla prima, quella in cui Shepard e compagni salgono a bordo della Raya. Ve la mostro nelle due varianti, da rinnegato e da eroe. Snemana Raya richiede il permesso di attraccare alla nave Raya. Il nostro sistema vi ha identificati come Cerberus. Dopo aver errato tra gli astri infiniti, sospinto da onde di luce e attraverso fitte nebulose, tornerò dove tutto ha avuto inizio. Permesso accordato. Bentornata a casa, Tali Zora. Mandate una squadra di sicurezza e quarantena ad accoglierci. La nostra nave non è pulita. Ricevuto. Procedete verso l'hangar esterno 17. Credo sia una buona idea portare un... Allontana quel mostro dalla mia nave, prima che scoppi un incidente che farebbe impallidire il... Capisco che vuole solo difendere la sua nave, capitano, ma non provi a minacciarmi. Altrimenti... Altrimenti toglierò questa maschera e inonderò di germi la sua bella nave. Ti accetto a bordo solo perché sei con Tali, ma il Geth è troppo. Lascialo sulla tua nave. Se Legion non si comporterà bene, lo distruggerò personalmente. Lei sa che ne ho uccisi centinaia come lui. Perché dovrei crederti? Capitano, distruggerò Legion al minimo segnale di pericolo, lo sa bene. Riesci sempre a mettermi nei guai, Tali Zora. Soldati, tornate alle vostre postazioni! Voglio darti una possibilità, ma considerate le accuse contro di te, Tali, stai solo peggiorando le cose. In che senso? Ti accusano di aver portato Geth ancora attivi nella flotta, nell'ambito di un progetto segreto. Non credo sia una buona idea portare un... Allontana quel mostro dalla mia nave, prima che scoppi un incidente che farebbe impallidire il fallimento del progetto Ascension di Cerberus. Il Geth è con me. Me ne assumo la responsabilità. Non pensarci neanche, questa è la mia nave. E la responsabilità è solo mia. Non voglio neanche vederlo. Ti accetto a bordo solo perché sei con Tali, ma il Geth è troppo. Lascialo sulla tua nave. Questa è la sua nave, ma Legion fa parte della mia squadra. Saliremo entrambi a bordo, sempre che lei non voglia spararmi. Oppure potrei cacciarvi entrambi. Qui Geth e Cerberus non sono ben visti. Sarete in costante pericolo. Ci penserò io a tenerli alla larga dalle teste calde dell'equipaggio. Gli estremisti sono sempre di più, Tali Zora. E considerate le accuse a tuo carico, le cose possono solo peggiorare. In che senso? Ti accusano di aver portato Geth ancora attivi nella flotta, nell'ambito di un progetto segreto.
Poco dopo c'è questo commento di un Quarian a bordo della Raya. Il capitano ha fatto salire un Geth sulla nave. Presenterò un reclamo. Però professionali questi Quarian. Poi c'è l'incontro con l'ammiraglio Shalaran Vastombai, che rimane del tutto indifferente alla presenza di Legion, e arriviamo così al processo, dove invece la presenza del Geth crea subito scalpore. L'imputata Tali Zora Vast Normandy si è presentata con il proprio capitano per difendersi dall'accusa di tradimento. Sicurezza! C'è un Geth nell'aula! Tali Zora pensa di influenzare il nostro verdetto con le minacce! Il capitano Dana della Raya ha autorizzato la presenza del Geth. Intende discutere la sua decisione, ammiraglio Corys? Ritiro l'obiezione. Prima di recarsi sulla Larei, Shepard e Tali possono parlare con vari Quarian, tra cui gli ammiragli coinvolti nel processo, e qui arrivano gli altri dialoghi interessanti. Il primo, forse il migliore, è quello con l'ammiraglio Xen. Tali Zora, date le circostanze, sei sicura che rivolgerti a me sia appropriato? Sto cercando informazioni sulla Larei. Non intendo certo corromperla davanti a tutti, ammiraglio. E questo esemplare è davvero magnifico. Una corazza Geth sul corpo di un Mech standard. Oppure hai convinto un Geth a collaborare con te? Legion lavora con me volontariamente. Fa parte della mia squadra. Ha anche un nome. Affascinante. Oh, quanto potrai imparare in circostanze leggermente diverse. Questa piattaforma non è aperta alle sperimentazioni. Interessante. Noto con piacere che almeno gli umani non hanno abbandonato i sintetici. Questo processo è solo una farsa generata dalla paura. Quale sarebbe il vero significato di questo processo, ammiraglio? Determinare se i Quarian debbano temere gli errori del passato o tornare alla gloria sfruttando la propria affinità con l'intelligenza artificiale. Quindi il suo unico motivo di interesse è il fatto che Rael possa avere scoperto qualcosa di importante sui Geth? Esatto. In tal caso, nonostante l'incidente, potremmo ottenere informazioni preziose. Vuole creare nuove IA? No, Tali Zora. Voglio che i Geth tornino sotto il controllo dei loro legittimi padroni, cioè noi Quarian. Le modifiche dovute a una violazione restano in vigore solo fino al ripristino dei programmi dalla copia d'archivio. Il piano non è valido, creatrice ammiraglio. Per una volta siamo d'accordo, Legion. Vedremo. Cara macchina, vedremo. Altro commento di un passeggero Quarian. Tali Zora è arrivata con un Geth. Agli ammiragli non servono altre prove. E torniamo dall'ammiraglio Shalaran, con la quale si attiva una risposta in più quando Shepard la interroga sui disaccordi tra gli ammiragli. Non ti sto spiegando la mia opinione, ma la direzione in cui stanno andando le cose. La questione dei Geth non è semplice quanto credete. Non tutti venerano i razziatori. Non credo che agli altri ammiragli importerebbe molto. Vogliono riconquistare il pianeta natale e sterminare tutti i Geth. Zia Shala, tu non vorresti tornare sul nostro pianeta? Non credo che possiamo, Tali. Ma la mia opinione non conta molto. Situazione simile nel dialogo con l'ammiraglio Angerrel. So che mio padre era per la riconquista del pianeta natale, ma accadrà così presto. Non lo so, ragazza. Abbiamo quasi i voti necessari. Ora dobbiamo solo dare una speranza di vittoria alla gente. I Geth sul vostro pianeta natale non sono gli stessi che hanno collaborato con Saren. Hanno fazioni diverse. Bene, spero che si metteranno l'una contro l'altra. Così per noi sarà più facile. Gli unici Geth che mi interessano sono quelli che hanno rubato il nostro mondo. Durante l'incontro con l'ammiraglio Zalkoris Vasquibquib, il cosiddetto codardo o il pacifista a seconda dei punti di vista, Legion viene interpellato direttamente da Shepard per dare un'opinione sull'ipotesi di una tregua tra Quarian e Geth. Gli altri ammiragli spingono verso la guerra. Rael Zora stava sviluppando nuove armi da usare contro i Geth. Preferirebbero vedere i rottami della flotta nei cieli del nostro pianeta piuttosto che fondare una nuova colonia e adattarsi. Legion, credi che i Geth sarebbero disposti ad accettare una tregua con i Quarian? Non abbiamo mai cercato le ostilità con i creatori. Abbiamo combattuto per preservare la nostra esistenza. Quindi siete aperti a trattative di pace?
non senza ulteriori dati che dimostrino che la coesistenza sia possibile o desiderabile per i creatori. In presenza di una benché minima probabilità di vittoria, i creatori ci hanno attaccati nel 100% dei casi. Capisco. Sarebbe difficile raggiungere la pace di fronte a dati come questi. Ciò non significa che non si debba discuterne. E infine, ultimo dialogo speciale con il Guardian a guardia della navetta, poco prima della parte sulla Larei. Quello è un vero get, Talizora. Le guardie dell'hangar dicono che... Non temere, è sotto il nostro controllo. Speriamo ci aiuterà a riconquistare la Larei. Se lo dici tu. In base agli ordini dell'ammiraglio Ran, la navetta è riservata a te e al capitano Shepard a Base Normandy. Durante l'assalto alla Larei non mi pare di aver notato nulla di particolare, così come durante la seconda fase del processo, a parte il fatto che Legion si siede tranquillamente in mezzo ai Quarian per assistere alla ringa finale di Shepard. Ok, forse ci potevano buttare dentro ancora qualcosa, ma alla fine devo dire che sono soddisfatto per questa versione alternativa della Loyalty Mission di Tali, che chiaramente si conferma come la mia Loyalty preferita di Mass Effect 2. Fatemi sapere nei commenti se per caso mi è sfuggito ancora qualcosa, pollice su se avete apprezzato la variante e ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Allontana quel mostro dalla mia nave, prima che scoppi un incidente che farebbe infallidire il fallimento del progetto Ascension di Cerberus! Quando porto Tali nelle stazioni del Consiglio, alcuni doganieri la chiamano quella cosa. Bene, questa cosa si chiama Legion. E io ti consiglio di allontanarti subito da quella ferraglia. Il nostro rivestimento esterno è polimerico al 72%. Taci. Scusa, Legion. Non posso rischiare di peggiorare la posizione di Tali. Torna sulla Normandy. Use non richieste. La diffidenza tra Get e creatori è nella norma.